per andar via di meno. Chi tira su una speranza. Care amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati per il nostro consueto ormai appuntamento con Crescere per Educare. Siamo ormai arrivati al 24 marzo, la primavera è iniziata e mi auguro che per tutte e per tutti voi la primavera significhi proprio la stagione della rinascita, la stagione in cui ognuno di noi può scoprire come affrontare meglio il viaggio della vita. Siamo dunque qui, come sempre, in questa piccola radio dal cuore grande. Sono molto felice naturalmente di poter condividere questo viaggio della vita con voi genitori, insegnanti, educatori, tutte persone che sono sicuramente impegnate in questa difficile ma al tempo stesso entusiasmante sfida, direi una passione nell'educazione. Siamo dunque arrivati ormai alla 147esima puntata di Crescere per Educare e io vorrei parlare, per dare anche il senso della puntata precedente della 146esima, del valore dell'intimità soprattutto nella vita della coppia. Vorrei cioè cercare di approfondire un po' più, con più diciamo precisione, che cos'è questo enorme e fondamentale principio. Perché in realtà senza questo principio diventa un po' poi difficile tutto il resto, cioè diventa davvero molto difficile poter andare nella vera gioia di essere una famiglia, perché l'intimità di tutti i valori che noi conosciamo è sicuramente il valore più importante, cioè è quello che praticamente fa davvero la differenza, è quello che insomma in qualche modo segna la nostra crescita e la nostra vita. Bene, a questo punto io direi che noi possiamo tranquillamente iniziare il nostro viaggio. Possiamo iniziarlo sapendo che, come sempre, avete la possibilità poi di, come dire, di mettervi maggiormente in ascolto attraverso l'archivio di Radio Evolution che abbiamo creato e che è molto utile perché vi dà la possibilità di riascoltare le varie trasmissioni in un momento anche diverso da quando vanno in onda, ma soprattutto io mi auguro di condividere queste trasmissioni con tutte le persone che noi conosciamo, con tutte le persone che in qualche modo potrebbero da queste stesse trasmissioni trarne un'utilità personale, il senso proprio della crescita. Dunque, noi sappiamo che nella vita della coppia vi sono tre fasi, tre momenti fondamentali, che poi sono quelli che portano una coppia ad unirsi. Il fattore principale è sicuramente, per chi come coppia riesce davvero poi a creare un clima familiare positivo, è sicuramente quello di riuscire a creare una appunto intimità psicologica. Questa cosa, parola intimità psicologica, significa proprio creare un senso di profonda condivisione. Ora, l'intimità psicologica, gli altri due fattori sono la passione e l'attrazione psicofisica, o l'attrazione psicofisica, da cui nasce la passione, e poi la capacità di prendere delle scelte, delle decisioni comuni, cioè la capacità che la coppia dovrebbe acquisire appunto di avere delle decisioni che vadano tutte nella stessa identica direzione. Così almeno dovrebbe essere, dico dovrebbe essere. Ma spesso e volentieri, se noi dovessimo chiedere a delle coppie che cos'è questa intimità, molti parlano di, ad esempio, di sessualità, come se la sessualità fosse l'unico modo per dire che c'è un'intimità tra un uomo e una donna. In realtà il concetto di intimità è un po' indefinibile. Perché? Perché fa parte di una dimensione che è la dimensione del vissuto,
cioè del sentire interno, della percezione. E dunque, siccome non è facile definire il vissuto, il sentire, il percepire, ci si potrebbe magari non intendere, cioè voglio dire che magari all'interno della vita della coppia c'è qualcuno, uno dei due, che sente cose a cui dà un nome che però non corrisponde a quel nome che l'altra persona dà a quel sentire. Sarebbe come se noi, cerco di semplificare, assaggiassimo un piatto e naturalmente ne sentiamo il sapore e naturalmente ci dà determinati feedback e poi noi ne parliamo, no, di questo piatto all'altro cercando di definirlo con delle parole. Però è difficile definire il sapore come lo sentiamo veramente noi. Cioè noi potremmo dire che è amaro, ma se poi noi andassimo a verificare, c'è amaro e amaro. Cioè l'amaro in realtà ha diverse dimensioni, ha diverse, voglio dire, possibilità di essere percepito, di essere vissuto. E conseguentemente è molto bello chiederci come noi praticamente viviamo il concetto di intimità. Sarebbe cioè interessante che se voi ad esempio siete in coppia provaste a scrivere entrambi, no, entrambe, che cos'è il significato di intimità, cioè che cos'è per voi il sentirsi in intimità con il vostro partner, con il vostro coniuge, con la vostra fidanzata, se c'è qualche fidanzato che ci sta ascoltando. Perché? Perché è importante definirla questa cosa qua, perché da questa cosa qua poi nascerà un po' tutta una serie di conseguenze anche nell'educazione dei figli, perché poi in realtà questo, ripeto, si rifletterà anche nell'educazione dei figli. E io credo che sia molto importante cercare di comprendere queste cose che stiamo insieme condividendo. Dunque, partendo da questo primo presupposto, che non è facile definire che cos'è l'intimità, vi sono però dei segni, dei comportamenti che stanno ad indicare che tra i due vi è una buona, discreta o carente intimità psicologica. Può essere buona, per cui, e questo garantisce anche vita lunga al re e alla regina, può essere discreta e dunque ci sono gli alti e i bassi, ci sono i momenti di maggiore e di minore che poi fanno un discreto, o potrebbe essere anche molto molto carente, e quando generalmente l'intimità è carente la coppia è un po' in pericolo. La coppia è in pericolo perché l'intimità è ciò che poi fa, voglio dire, cioè che crea, voglio dire, la vera unione di una coppia insieme agli altri due fattori. Per cui se viene a mancare l'intimità, automaticamente viene in qualche modo a mancare il presupposto stesso per una bella vita insieme. E questo dunque è fondamentale da capire dal mio punto di vista. Questa è davvero una delle cose più importanti da capire.
sì, l'amore nell'aria, no? Love is in the air, ricordate questo famosissimo brano, no? Ma in realtà, anche se l'amore è nell'aria, poi questo amore va catturato, va preso, va coltivato. Cioè bisogna che questa aria poi generi energia, che generi vitalità, che generi qualche cosa che vada ben oltre la semplice, come dire, percezione dell'innamoramento. E allora proviamo a vedere questi parametri dell'intimità psicologica, parlo nella coppia ovviamente. Innanzitutto il sentire che il coniuge è la persona più importante della propria vita. Ecco, questo già secondo me è un buon, come dire, indicatore. Cosa vuol dire la persona più importante? Beh, vuol dire che l'altra persona con cui si condivide la propria vita viene proprio percepita come la persona più importante. E questo è una cosa che determina il fatto che è con quella persona che si vuole passare più tempo, che è con quella persona che si vuole parlare, è con quella persona che ci si vuole confidare, è con quella persona che si vuole giocare, insomma è con quella persona lì, perché quella persona lì è per me veramente la persona più importante. Ma perché è più importante? Perché c'è una profonda intimità psicologica. Quando cioè noi una persona la facciamo entrare nel nostro cuore, quando cioè una persona entra dentro di noi, questa persona automaticamente diventa una persona importante. Questo è abbastanza chiaro, no? Se voi ci pensate un attimo. E per cui questo è già un indicatore interessante dal mio punto di vista, che c'è all'interno, voglio dire, di questa relazione c'è qualche cosa di significativo, c'è qualche cosa che fa proprio la differenza. E questo per me già dà un'idea molto chiara. Un altro indicatore della vita intima della coppia è il fatto di poter contare in ogni momento, 24 ore su 24, sul proprio coniuge, partner, sia sotto un aspetto materiale, per cui proprio ciò che è il bisogno materiale, ma anche quello psicologico e spirituale. E per cui vuol dire poter contare sul sostegno dell'altro, vuol dire contare sulla presenza, senza nemmeno pensare che l'altro possa non accogliermi o che io possa per l'altro essere motivo di disturbo o di peso, come avviene con gli estranei o con le persone con cui non c'è intimità psicologica. D'altronde questo è lo stesso tipo di intimità che viene a crearsi tra una figlia e un figlio di una madre e un padre. Se c'è una buona intimità psicologica tra un figlio e una figlia e una madre e padre, il figlio sa che il proprio papà e la propria mamma sono come Houston, e per cui in qualsiasi momento della loro vita possono dire: abbiamo un problema a bordo, Houston, che dobbiamo fare? Perché chiaramente questo è un astronauta da Roma. Ma il punto è che il poter contare su ogni momento, in ogni momento sull'altra persona, è proprio un indicatore che quella persona è talmente dentro di me, so che fa parte talmente della mia vita, che in qualche modo è un alter ego. Cioè che è un tu che fa proprio parte del mio io, pur essendo diverso da me. Perché, se l'abbiamo detto tante volte, anche nell'ultima bellissima puntata dal mio punto di vista di Volersi Bene, abbiamo parlato della metafora dell'aquila e del gabbiano, stavo dicendo, c'è questo appunto, questo concetto fondamentale. Ma un altro elemento fondamentale che indica che c'è una vera intimità all'interno di una coppia, belle queste parole che stiamo dicendo, è il potersi fidare di essere ascoltati.
compresi. Ascoltati e compresi. Ripeto, ascoltati e compresi. Perché noi potremmo essere anche ascoltati ma non compresi, e qui il gioco cambia. In realtà l'essere umano ha bisogno sia di essere ascoltato ma anche di essere compreso. Di raccontare le cose più intime e personali, anche le fantasie sessuali, ad esempio, senza che i contenuti siano successivamente usati contro o come strumenti di ricatto. Sentite questo sospiro, se lo sentite era il suo sospiro. Perché sospiro? Perché tossisco? Perché con l'influenza tutto qua? No, sto scherzando. Perché in realtà è proprio qua il punto. Spesso all'interno della vita della coppia viene a mancare questo concetto che tutto quello che mi viene detto non dovrà mai essere usato contro di te. Non dovrà mai essere motivo di ricatto. Io so di te delle cose che ti vado a prendere in giro davanti a tutti quanti. Guarda che vado a dire a tua madre, vado a dire a tuo padre questa roba qua. Guarda che vado a dire a... Ecco. Guarda che dico tuo figlio a tuo figlio. Ecco, queste cose qui che sono davvero molto brutte, molto, 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 molto tristi, non aiutano, non aiutano. Perché il concetto è che quando la vita di coppia è veramente intima, non solo io mi vengo ascoltato e compreso, ma so che tutto quello che viene detto rimane lì. L'intimità è una zona di sicurezza, è una zona dove io so che non verrò mai, per quello che vi dico, manipolato, preso in giro, ricattato o cose di questo genere qua. Quando si sente, quando invece questo viene usato, tu mi hai fatto una confidenza e io la uso contro di te, ecco che vuol dire che la vita della coppia non c'è più. La vita della coppia, in quel momento lì la vita di coppia non c'è più. Parlo della vita intima, c'è la coppia ma non c'è l'intimità psicologica della coppia. Ma c'è un'altra cosa bellissima che può aiutare a creare una intimità psicologica: il condividere lo spazio e il tempo, queste due meravigliose coordinate della vita. Cioè uno spazio e un tempo che diventino lo spazio e il tempo della coppia. Della coppia. Della coppia. Cos'è che ho detto? Della coppia? Non mi sembrava. In quanto se non c'è questo spazio della coppia, difficilmente la coppia continuerà a fiorire come un giardino di primavera. Questo meraviglioso giardino di primavera che nell'epoca del fidanzamento, dell'innamoramento, era una roba che neanche il Parco della Sicurtà, chi è di Verona sa che cos'è il Parco della Sicurtà, un famoso parco del Conte lì, dove ci sono tutte ste piante curate, dove vanno tutti a farsi le foto, dove è strapieno di gente a tutto andare. Stavo dicendo che è importante capire quanto c'è, no? Nella nostra vita di assenza di spazio e di tempo della coppia. Sì, questo è un problema che crea tantissime difficoltà, perché crea una serie di deserti, crea una serie di, come dire, di rivendicazioni, di rabbie, crea tutta una serie, insomma, di condizioni per cui la nostra vita diventa poco a poco un deserto. Alla faccia del giardino rigoglioso. Sterpaglie, rami secchi, fango, foglie che sono diventate terriccio, senza che cresca però il fiore dell'amore, senza che vi siano le rose selvatiche, i mughetti, senza che vi siano i gelsomini, senza che vi siano le viole, la magnolia. La magnolia, dov'è? C'è più la magnolia. Non c'è più la gardenia, basta, c'è più nulla, fine. E allora che cosa succede? Succede che quando c'è questo spazio e tempo della coppia, solo esclusivamente della coppia, che può essere la passeggiata, può essere la cena, può essere il film, può essere il teatro, può essere la preghiera, può essere la corsa, può essere la lettura condivisa, può essere qualsiasi attività, ma uno spazio
è un tempo della coppia, pur nel rispetto dei ritmi reciproci, perché dobbiamo anche cercare di comprendere che l'uomo e la donna sono fondamentalmente due creature diverse e hanno anche dei ritmi diversi, dei bisogni diversi, delle passioni, degli hobby, dei valori, in per cui quercia e cipresso non devono diventare come un'edera che si intreccia e che va a soffocare la pianta, ma mantenere la propria cosiddetta libertà di movimento, il proprio spazio psicologico di libero movimento. Ora, questa bella puntata, a me piace questa puntata qua, non so se a voi piace, a me piace. Abbiamo un'altra cosa fondamentale, che è un altro punto che crea l'intimità all'interno della vita della coppia, cioè il desiderio, parliamo qua di quelle cose che... il desiderio che la reciprocità psicologica, cioè il fatto che siamo reciprocamente uno verso l'altro, disponibili uno verso l'altro, si realizzi con la totalità dell'unione attraverso l'intimità sessuale, che diviene contemporaneamente espressione della fusione dei due, ma espressione dell'individualità al tempo stesso. Concetto fantastico anche questo qua, perché abbiamo la fusione, che è quello aspetto che noi abbiamo vissuto quando siamo nati con la mamma, in particolar modo con la nostra adorata mamma. Viva le mamme che ci stanno ascoltando, viva tutte le mamme davvero, come diceva Edoardo Bennato, mi sembra, in una canzone. Ma contemporaneamente vi è l'espressione della propria individualità, e dunque la vita sessuale non è più il semplice godimento genitale. Insomma, abbiamo tutti una certa età, non ci siamo bisogno che adesso entri vero nei particolari, ma diventa un'armonia, diventa, come dire, la danza con cui si conclude tutti i passi di danza della giornata. Passi di danza in cui eravamo uno in ufficio e l'altro a casa, uno sul lavoro, l'altro da un'altra parte, uno a portare i figli a scuola, quell'altro in ufficio a lavorare, ma comunque passi di danza che sono proprio segnati da questa meravigliosa intimità psicologica. Ora, è facile riuscire ad arrivare a questo? Certamente no. Non è assolutamente facile. Perché? Ma perché noi ci portiamo dietro una storia? È perché in realtà l'intimità psicologica non è qualche cosa che magicamente compare semplicemente perché tu sei attratto fisicamente da una persona, ti innamori di questa persona e ci sono gli ormoni che spingono a mille, o c'è il battito che freme e tutta la tua idealizzazione primaria che va a fantasticare la più bella delle vite romanticamente a due. No, non è così. Dentro di noi ci sono delle resistenze. La resistenza ad entrare in intimità, e qui devo dire la verità, sono più gli uomini che hanno questa resistenza che le donne. Io so che non dovrei dirlo, ma insomma, non posso che essere il più possibile onesto, e l'onestà mi porta a dire che gli uomini hanno molti più problemi delle donne a entrare in questa intimità psicologica. E dunque la donna ne soffre di più di questa mancanza di intimità. Le donne, tendenzialmente, senza generalizzare, vero? Perché voi sapete che noi non siamo quelli che generalizzano, vero? Lo sapete perfettamente, e non siamo nemmeno qua per giudicare, no? Ma è fondamentale capire questo discorso. Il discorso cioè che gli uomini in realtà hanno maggiore difficoltà ad entrare in questo tipo di relazione intima. E questo probabilmente ha tanti significati, no? Ha tanti significati che nascono dalla relazione che il maschio a sua volta ha vissuto psicologicamente con la madre, con il padre, cioè all'interno della famiglia.
Poi ci sono anche cause biologiche, cause organiche, ci sono tanti altri fattori. Comunque è così. Ciò però non significa che l'uomo non possa imparare a entrare in intimità psicologica. Questo non deve diventare un alibi o la giustificazione, ma l'uomo poverino è così, lui è condizionato da questo, da quello, biologicamente meno portato a... No, non dobbiamo nemmeno cadere in questa, come dire, facile, no? Facile giustificazione. Poi ci sono le nostre vergogne. La vergogna a spogliarsi, no? Cioè la vergogna a mostrare chi veramente siamo. Insomma, sarà un caso, ma a me risulta, poi magari sbaglio, che quando due persone, li vedo i giovani, no? Li vedo per strada, in Piazza Bra, quando vado in giro, è bellissimo vedere i ragazzi innamorati, no? Beh, io noto che quando una ragazza deve incontrare il proprio ragazzo, sta 2 ore davanti allo specchio per decidere come truccarsi. Poi le altre 4 ore per truccarsi. Ma anche lui, e anche lui si fa una bella doccia, si profuma, si mette il vestito, quello che lo rende più figo, più attraente, e poi si incontrano. E tu vedi proprio questi bellissimi innamorati che non solo lo sono nei loro gesti, nei loro occhi pieni di luce, ma anche nel loro modo proprio di vestirsi, di presentarsi. Insomma, l'anellino, l'orecchino, fard, mascara, Ale, più che ne metta. Ma questo è perché tendiamo a mostrare la parte più bella di noi. È il nostro modo, no, di far festa, cioè il nostro modo, insomma, di presentare la nostra bellezza, la nostra voglia di piacere all'altro. Ma succede che per entrare in una vera intimità bisogna spogliarsi di tutto, cioè bisogna che la donna, sembra strano a dirsi, dorma senza trucco. Uno dice, ma io, perché si sa mai che questo qua magari si sveglia, c'ha una piccola incontinenza urinaria, si sveglia e dice, oddio, cara, c'è un estraneo nel letto, oh, sono io. No, insomma, una battuta, sicuramente questo non è mai accaduto a voi. Però il problema è che per quanto uno faccia il make-up, no? Per il paese che c'è il make-up, no? Io alla mia età faccio più il check-up che il make-up. Questo è carino, mi è venuta così. Vabbè. Questa qua, voglio dire, del make-up, no? Cioè mi trucco. O poi ci sono quelli che eliminano i difetti. Sapete, ci sono visagisti, mi sembra che si chiamano, no? Quelli che ti eliminano i difetti del viso, no? Mentre i make-up valorizzano le qualità. Ecco, per cui elimini i difetti, valorizzi le qualità, a un certo punto incontri una, dici, ma che, scusi, ma mi pare che ci siamo già visti. Sono tua moglie! Ah, scusami, non ti avevo riconosciuta. La verità è una metafora, vero, quella del fisico, ma per far comprendere che prima o poi ognuno di noi deve anche spogliarsi. Cioè, dobbiamo veramente avere la capacità di essere chi siamo, no? E per cui, psicologicamente parlando, sto dicendo, la vergogna di rivelare quella parte oscura di noi, di rivelare quel lato negativo di noi, quella cosa che è, insomma, lì ci fa, c'è, diciamo che c'è. Poi ci può essere un'altra cosa, no? Che siamo delle persone che hanno una forte chiusura, persone che hanno un codice PIN di cui hanno perso il numero, perché a volte io mi sono chiuso, ho creato il codice, no? 43332, e poi alla fine, a furia di chiudermi, mi sono pure dimenticato, ovvero il codice, cioè non so più neanche aprirmi, Siamo attenti, no? Dobbiamo trovarlo questo numero, che è il numero dell'amore, perché è l'amore che ci apre, l'amore che ci guarisce, l'amore che ci scioglie. E dunque, un altro problema potrebbe essere l'arroganza, che io mi credo superiore a te, che a volte nella coppia c'è io sono ok, tu non sei ok. E questo sicuramente non aiuta la vita della coppia, ma neanche un po' l'aiuta. Insomma, ci può essere il concetto della poca fiducia, no? Per cui io non mi fido di te, non mi fido di dirti le cose, non mi sento di fidarmi di te. Diciamo che però la vita di coppia affina l'intimità psicologica attraverso l'ascolto e il dialogo. Saper comunicare è difficile non perché è difficile, ma perché è molto più difficile saper ascoltare. Cioè l'ascolto comporta una disponibilità che non tutti hanno, di cogliere i vissuti dell'altra persona, le sue istanze profonde, le sue problematiche. E per cui il vero ascolto non è quello delle parole, cioè dei modi e dei mezzi della comunicazione, quanto del contenuto che viene comunicato, cioè la famosa pagina 777, quella del nostro non verbale, dell'inconscio,
delle nostre cose più profonde. E a volte siamo noi in difficoltà a esprimere noi stessi, siamo noi a non saper dare un nome alle nostre emozioni, siamo noi che non siamo nemmeno capaci di rivelare esattamente all'altro che cosa veramente vogliamo, che cosa veramente siamo. Insomma, come voi avete capito, questa è una, come dire, un argomento bellissimo, ecco. Secondo me questo è davvero un argomento bellissimo. Un argomento che meriterebbe molto più spazio di quello che abbiamo concesso in questa puntata, in questa 147esima puntata di Crescere per Educare, di questa trasmissione che va in onda ogni mercoledì alle ore 21, in replica sempre il sabato alle 21, ma poi lo troverete il giovedì alle ore 9, giovedì alle ore 22 e poi in vari orari all'interno di questo palinsesto che di fatto ogni settimana si arricchisce sempre di nuovi contenuti. E dunque mi auguro davvero che anche questa puntata abbia suscitato in voi delle riflessioni, ma soprattutto la voglia proprio di creare questa intimità, perché di questa intimità, attenzione e concludo, è ciò di cui realmente si nutrono i nostri bambini e i nostri adolescenti. I nostri figli e le nostre figlie si nutrono, fidatevi, di questa intimità psicoaffettiva all'interno della vita della coppia. Voi non sapete quanto sia miele per queste piccole api, quanto sia nettare per queste creature meravigliose l'intimità, la gioia, la serenità, l'ascolto, la comprensione, l'unione di tutto questo che abbiamo descritto all'interno di questa trasmissione. E dunque a questo punto possiamo davvero dire che abbiamo finito. È arrivato come sempre il nostro Claudio Baglioni, che viene ad augurarci il buon viaggio della vita, perché se la vita è un viaggio, la cosa più importante è che sia un buon viaggio. E grazie a voi di essere sempre presenti, mi auguro che abbiate il desiderio di far conoscere questa piccola radio dal cuore grande a più persone possibili, con i vostri gruppi di WhatsApp, con la vostra email, con le persone che incontrate dalla parrucchiera, dal macellaio, nei luoghi di lavoro, negli autobus, nei treni, durante alla fine di una messa, che ne so. Dove noi ci troviamo, questa radio, vi ricordo che ha proprio lo scopo etico di far crescere la cultura della formazione, dell'educazione, della consapevolezza, dell'ascolto, della relazione autentica. Con tutte le nostre trasmissioni, che saranno poche, perché non è che siamo in tantissimi, però in queste poche trasmissioni ci mettiamo davvero tanto cuore e tanta passione. Grazie per essere stati in ascolto, grazie a Sara per ovviamente la sua preziosa collaborazione e regia, e naturalmente a Dio piacendo, ci sentiremo la prossima mercoledì, sempre alle ore 21, sempre dagli studi di Radio Evolution. E il viaggio continua.